Ciao a tutti, belli di casa e ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Come state, belli di casa? Allora, chi mi segue lo sa. Voi dite che? Cazzo, stai a dire. Allora, chi segue la mia community sa che sono stato a fare spesa dal pescatore. Dal pescatore c'era un banco di pesce che volevo comprarne tutto, tutto. Io quando sto lì, sto col numeretto là, capito, che c'ho tipo 68, non ieri c'avevo il numero 68, voi dite, ma che cazzo frega a me il numero c'avevi? Dovete ascoltare, c'avevo il numero 68, là c'era il numero 50, in tempo ce l'avevo, e come se ce l'avevo, e cioè prendo quello, prendo quello, prendo quello, oh arriva il numero 68, non sapevo che prende, incredibile. Alla fine ho preso la coda di rospo e l'ho fatta, ho fatto una ricettina così bella, veramente, a cui sono veramente attaccato sentimentalmente, perché è buonissima. Non ho messo proprio tutti i segreti, però quella che avete in rete è davvero davvero buona. È un modo per mangiare la coda di rospo in maniera particolare, in modo diverso, ma vi piacerà sicuramente. La coda di rospo non è proprio accessibile a tutti, perché c'è un prezzo che bastonicchia, ma è molto molto buona. Ho preso tra l'altro il polpo, oggi faccio un bel risottino al polpo, ma quanto è buono, già l'ho bollito, un'oretta che lo voglio bello morbidone, andiamo a vedere come faccio il mio risotto di polpo. Allora eccolo qui, appena smesso di bollire, tolgo il coperchio, eccolo qua, scotta, si è scotta. Scotticchia anche un po' troppo, e utilizzerò ovviamente l'acqua per cucinare il risotto proprio alla super grande. Allora, pentolino sul fuoco, che cosa facciamo? Mettiamo uno scalognetto tagliato così sottile, insieme ci vado a mettere una bella noccina di burro con il prezzemolo dentro. Con il burro bello freddo da frigo facciamo sciogliere tutto insieme e tostare insieme allo scalogno, e mettiamo il riso dentro, così sentirete un sapore tra riso, burro e scalogno che le vostre papille gustative già si apriranno e abbracceranno questo risotto, che alla fine vedrete, ragazzi, torniamo seri, perché alla fine questo risotto sarà davvero davvero ottimo. I risotti sono una passione, sono una cultura per me, e amo farli, e quando li faccio perché vengano sempre al top al finale, altrimenti neanche l'inizio. Metto un po' di pepe. Il pepe ci deve essere sempre, perché una nota piccante, bello anche tostato insieme, ci deve essere. Adesso sta a voi qui se volete mettere cognac o vino. Io vado un po' più sul vino classico, che il cognac mi sembra un po' troppo forte. Vado un po' più sul delicato col polpo, ok? Questo è un riso che farò bianco. Sarà colorato soltanto dei colori del polpo stesso, non metterò pomodoro, non metterò concentrato, niente di niente, colori naturali del mare. Per quanto riguarda l'acqua di cottura del polpo, vale la stessa regola di quando si usa un brodo per il risotto, deve essere caldo, ok? Quindi mantenete la fiamma sempre un pochino bassa sotto al brodo, in questo caso l'acqua del polpo, e la mettiamo dentro. Iniziamo con due mestoli alla volta e si gira in continuazione. Il riso non si lascia mai da solo, altrimenti muore di solitudine. Guardate che bel colore che ha dato il polpo all'acqua, sembra quasi di stare a fare un risotto al vino rosso, no? Un risotto al brasato, mamma mia, spettacolo. Credo che già solo dai primi passi di questo risotto si capisce dove andrò a parare, no? Guardate la cremosità
la cremosità se si può vedere. Usate un carnaroli per fare i risotti, perché girandolo l'amido uscirà fuori e creerà quella crema pazzesca che ci piace in un risotto. Chi lo vuole all'onda lo lascia più liquidino, chi lo vuole più tirato lo tirerà, ma un risotto, in questo caso di pesce, deve avere il giusto equilibrio, non troppo liquido, non troppo tirato, si deve mangiare bene. Andiamo ancora con del brodo, perché il riso è crudo, quindi altri due mestoli e continuiamo a girare. Nella seconda gettata vado a mettere la polpa del polpo, faccio un gioco di parole senza volerlo, ovviamente una parte, non è che per una porzione di risotto non è che ci va un polpo intero, quindi voi regolatevi, con un polpo fate minimo 4 risotti, 4 porzioni, ok? Quindi regolatevi e di conseguenza preparate. Io lascerò una parte di polpo lì e stasera, quando mia moglie tornerà, preparerò risotto per lei, per mio figlio, però senza polpa, perché mio figlio si è bevuto un pezzettino, poi piange, quindi non vi preoccupate di metterlo troppo presto, di mettere troppo presto la polpa, troppo tardi. Il polpo più bolle, più cucina, più è tenero, quindi se si scioglie in bocca nel risotto è meglio. Quindi non avete paura, non abbiate paura di mettere la polpa nel riso. Se avete messo sale nell'acqua di cottura del polpo, ovviamente non c'è bisogno di metterlo durante la cottura del risotto. Se non l'avete messa, man mano che mettete acqua, ragazzi miei, assaggiate e regolatevi di conseguenza. Ok, ci siamo. Si spegne il fuoco. Voilà. Guardate che bel colore che ha dato al risotto. La consistenza forse è un pochino tirata, quindi vado a mettere proprio un goccino di acqua, così, per renderlo leggermente più morbido. Poi vado a mettere una noce di burro per la mantecatura, un cucchiaio di parmigiano. La mantecatura, che sia pesce che sia carne, burro e parmigiano, e si crea la crema. Quando ha incorporato completamente questi due elementi, il risotto è cremoso, saporito, perfettamente, oddio, pronto per i commensali. Madonna che odore, ragazzi, che odore, guardate che bel colore, sembra la maglia della Fiorentina, che bello, guarda qua, guarda che bello, che spettacolo che è. Madonna. Ecco al piatto un bel risottin. Battiamo un altro pochino, lo allarghiamo, ultimo giro di olio, così, e ragazzi miei, il risottino al polpo di Simone è pronto. Allora, cuccioli in alto mare, guardate qua, che robetta, polpo super freschissimo, risottone super cremosissimo, e questo me lo super mangionissimo. Allora, cuccioli naufragati, guardate qua che roba, guardate che robetta. Io il riso lo amo, lo adoro e lo rispetto, e quindi qua c'è poco da mettere, da fare soffritti, cose, poca roba davvero. Cucinato con l'acqua del polpo, sapore naturale del polpo, e quando il pesce è fresco
c'è davvero poco da fare, perché parla da solo, parla davvero da solo. Mamma mia, questo pezzettino qui. Si scioglie in bocca, quindi la cottura del polpo ogni chilo 45 minuti, andate. Per il risotto potete andare anche un'ora e un quarto, poi lo buttate nel risotto, fatelo cucinare, più è morbido, scusate, più è morbido, più è buono per il risotto. Non dovete fare un'insalata, dovete fare la presentazione, queste cose qui, si deve sciogliere in bocca come questo qui, è spettacolare. Spero vi sia piaciuto, se avete qualche domanda io sono sempre disponibile, ci vediamo alla prossima, grazie mille Simone, un bacione. Muah!